Va bene, Sampdoria è come una bella ragazza a chi tutti vogliamo dare baci. Però dico una cosa, Sampdoria con tutti i problemi personali e tutto lo precampionato mai giocato una partita con squadra di base. Vujadin Boskov offre un'immagine seducente della Sampdoria che esordisce in campionato regolando il Cesena per 1-0, ma in realtà anche stressata da un precampionato troppo impegnativo, appare ancora lontana dai giorni migliori. Se il buongiorno si vede dal mattino, però, va bene così. Con Vialli, Mikhailichenko, Pellegrini, Lombardo e Branca, oggi assenti, sarà un'altra musica, dicono un po' tutti. Ma restano tuttavia problemi strutturali da risolvere, anche se Mancini, Sereso ed Ossena, i più in forma, fanno i miracoli per nasconderli. Ancora troppa inconcludenza in avanti, dove però le occasioni non mancano, alla ricerca di un maggiore equilibrio a centrocampo, dove la confusione fa capolino sovente. Un po' troppa distrazione in difesa, dove certi patemi vanno evitati. In più e in meglio, peraltro, c'è una determinazione maggiore, una voglia di lottare che proprio contro le provinciali l'anno scorso era mancata, costando punti fondamentali. Il Cesena dell'ex Marcello Lippi, dirigente volonteroso ma forse ancora da perfezionare, ne ha approfittato ottimamente per un tempo. Difesa e centrocampo molto ravvicinati gli hanno consentito di contenere bene le folate avversarie e le due punte Ciocci e Amarildo, più il primo che il secondo in realtà, non hanno rinunciato al contropiede. Il gol di Invernizzi, il primo in maglia blu cerchiata in apertura di ripresa, ha siglato il risultato e stimolato un po' di più i cesenati, che hanno sì rischiato il contropiede doriano, ma hanno anche accentuato il loro, riuscendo a creare problemi seri alla inedita difesa doriana. Il pareggio è stato solo sfiorato e sul finale la Samp ha pure segnato il secondo gol con Sereso, annullato dall'arbitro per un fuorigioco molto contestato. Nel dopopartita Lippi non recrimina più di tanto, Boskov pensa alla Sampdoria vera, Sereso è ancora insoddisfatto. Quest'anno si parla di un Cesena molto più concreto, anche se è partito qualche grande nome come appunto Agostini, che oggi tra l'altro ha segnato. Ha segnato, sono felice per lui. Ma è presto per parlare di differenze rispetto al Cesena dell'anno scorso. Noi abbiamo fatto una squadra con un certo criterio, una logica tecnica, e speriamo che i fatti ci diano ragione. Quando potremo vedere davvero la vera Sampdoria, secondo lei? Ma io penso già in domenica contro Fiorentina, se Gianluca Vialli, io penso, può riprendere. Se non giocherà contro Fiorentina, lui deve entrare in problemi personali. E penso con Vialli noi possiamo dare altra misura in campo. Questi anno praticamente preparazione noi giochiamo di più do che fatto una bella preparazione, non ho avuto tempo perché giochiamo tante partite. Io credo che da qui quattro domeniche credo che la Sampdoria sta, principalmente perché abbiamo Branca, abbiamo Vialli, abbiamo Calciadore anche che giocano, anche Pellegrini anche, non siamo 80% in condizione, anche io gioco male perché è un problema di infortunio, ma credo che da quei 3-4 domeniche possiamo superare tutto e a Sampdoria può giocare di più. Sampdoria senza Vialli, Fiorentina senza Dunga è la partita dei grandi assenti in fondo, ma c'è un ritorno gradito per la curva viola, quello di Giancarlo Antonioni, dirigente in panchina. Altro segno della svolta di Cecchi Gori. E sullo slancio d'avvio ecco Kubik che firma la traversa invece del gol sorpresa. Le assenze, di cui si diceva prima, faranno alla fine prudenza tattica. Dossena punta vuol dire la stessa cosa di Lombardo numero 9. C'è il piccolo passo, la padronanza del centrocampo, ma Lazzaroni non è nato ieri e copre tutto impiegando di Chiara tornante come lo stesso Lakatos. La sorpresa tattica, fino ad un certo punto, è questo Bonetti, che viene fuori a dare grattacapi al bravo Landucci, che va in angolo come rifugio estremo. Ne batterà alla fine quasi una dozzina la Sampdoria, ma la Fiorentina, che fa dell'impegno umile il connotato esemplare di una partita quasi perfetta, quando può si sgancia in cerca di gol e trova, dopo due minuti dalla ripresa, ancora un legno, il palo sulla sinistra di Pagliuca, autore questa volta dell'olio. Tutti gli occhi erano per Mikhailichenko, ma alla fine il solito emergente, sì, Sereso, ancora lui, e sfiora il gol di testa sul servizio di Mancini sottotono. Nel giusto 0-0, dopo aver visto l'ennesimo tentativo di Kubik con il gol sfiorato sulla fine, va segnalato il duello di Arkovud-Borgonovo, un briciolo di calore in una prestazione collettiva un po' fredda. Lui è veramente un signor stopper, io ho cercato di fare il mio meglio,
andata bene per noi. Senti, la Fiorentina poteva, secondo te, vincere questo incontro? Almeno Lazzaroni dice che si sente un po' in debito con la fortuna. Ma sai, quando si prendono due pali, però penso che il risultato di pareggio sia quello più giusto. Perché non ha giocato Gianluca? Annunciato. La verità, no, tutta la verità, nient'altro che la verità. Il mister ha preferito non rischiare, penso. È il mister che non ha fatto rischiare o lui che non ha voluto rischiare? No, si sono parlati, non so cosa hanno detto. Senti, ho visto Dossena punta avanzata in contropiede di velocità, è tutto dire? Ma Dossena più invecchia più migliore, ecco. Quindi... Dossena scende le scale meglio di Van Dosiris. No, mi sono meravigliato di questa tua miss, veramente sì, eccezionale. Ti ringrazio molto. Senti, ma adesso fai la punta contropiedista? Sì, dimmi tu. Dimmi tu, com'è che la Sampdoria, che la Sampdoria si affida a te come punta? Cioè, non andrebbe bene, secondo te? Non lo so, rispondi. Anche perché con tanti nostri infortunati l'unico che può fare la punta sono io. Allora Lazzaroni, una Fiorentina volitiva, ma lo 0-0 la penalizza, è contento di questo pareggio o no? Sì, contento perché noi abbiamo la ultima partita in campionato, troppo problema. Sbagliamo troppo e a Roma ha fatto veramente, ha preso l'opportunità di questo sbaglio. E oggi, un poco di fortuna, a Fiorentina può vincere questa grossa squadra che è la Sampdoria. E la Sampdoria invece come l'ha vista? Un organico superiore mi sembra, sotto un aspetto tecnico. Sì, perché è una squadra con una base tecnica più avanzata di che a Fiorentina. E noi bloccamo a melhor jogada, bloccamo un Mancini, bloccamo un Cerezo, Katanec, Mikhailichenko. Con il nostro ragazzo giovane bloccamo e abbiamo opportunità per vincere questa gara. E Bosco chi l'ha bloccato invece, visto che era così guardingo? No, Bosco non si blocca Bosco. Scappi? Perché io sono scappato lì con tutti, buonasera. Vabbè, noi la televisione qui aspettavamo, che è successo? Perché non siete arrivati su tutti? Perché noi televisione basso. Ma vai, basso, voi siete sempre basso. No, allora metti sullo scalino così siamo pari. Scusa, la Sampdoria, Dossena punta, un po' guardinga, come l'hai vista? Non fai critiche. No. Sampdoria ha fatto bella gara, sì. Ha avuto un dominio chiaro. Tondo. Io ho visto quando i giocatori di Fiorentina salutavano sui tifosi, sì. Sui ultras, erano molto felici tutti con 0-0. Sì, e Sampdoria sta bene così. Sampdoria è contenta perché quando si fa in Italia, in trasferta, un punto sempre è un mezzo. Quanti anni è che in Italia, Boscov? Io in Italia non sei 45. Complimenti, prego, ciao. Una Sampdoria impegnata ad agguantare in fretta le zone alte della classifica regola per 2-1 il Bologna, invano proteso a eliminare uno scomodo 0 dalla classifica. Franco Scoglio ritorna a Genova con un motivo di coinvolgimento in più, rinfrancato anche dal buon esordio in Coppa UEFA, e per tutto il primo tempo i rossoblù tengono testa bene agli uomini di Bosco. Manca Gianluca Vialli, bloccato ancora dal ginocchio, ma la sua gente non si è dimenticata di lui, costretto a guardare la partita a bordo campo. In compenso c'è l'esordio casalingo di Mikhailichenko, che molto spesso si lancia in iniziative personali perché l'intesa con i compagni non è ancora perfetta. Alla fine però sarà proprio lui il match winner e l'eroe della giornata. Sull'altro fronte l'ungherese Detari si muove molto bene, anche perché Katanec fatica a tenerlo, e il Bologna sfiora il gol con il terzino Villa, che in questa occasione non riesce ad essere alla pari del suo mito. La difesa blucerchiata non sempre chiude i varchi e Vaas sfiora a sua volta il gol. Pagliuca in questo caso è molto bravo. La ripresa si apre con il formidabile gol di Attilio Lombardo, detto braccio di ferro, un vero e proprio eurogol suggerito da un assist perentorio di Mancini. La Samp è disposta meglio, fuori Branca e dentro Invernizzi, che controlla più da vicino Detari, con Dossena e il Russo più in avanti. È la mossa vincente. Il Bologna vede inaridita la fonte del suo gioco e la Samp rischia di dilagare. Mikhailichenko colpisce un palo clamoroso, ma sul finire riesce a rifarsi con gli interessi. Una splendida azione Mancini-Dossena lo libera al primo gol in campionato e ad una gioia grande e comprensibile. Punto sul vivo, l'altra stella Detari mostra quel che sa fare 5 minuti dopo e anche lui rompe il ghiaccio con un gol da antologia, ma ormai è troppo tardi. Ed ora ascoltiamo Boscov, Detari, Mancini e Scoglio. Che cosa manca a questa Sampdoria? Sempre ed eternamente Vialli, come mai oggi non ha giocato? Era molto atteso. No. E lui ha fatto una grande gara in Kaiserslautern, poi dopo gara, dopo 48 ore ha sentito dolori. Poi ha fatto ieri allenamento,
e ha dolori. Ora noi dobbiamo sapere, un giocatore di classe di Luca Viali con dolori non deve giocare, non deve rischiare, perché il suo ginocchio non costa 2 lire. Qualche volta l'abbiamo visto protestare un po' in campo, c'era qualche ragione particolare? Sì. Si ispirano due monati a Italia. È il mio modo, il mio carattere, a volte magari impreco oppure richiamo qualche compagno, perché io mi ritengo un giocatore vincente, vorrei sempre vincere e fare molto di più di quello che si fa, ma è tutta normale amministrazione, non ce l'ho direttamente con nessuno. Di questa convocazione nazionale ormai è quasi certo che giocherai. Che effetto ti ha fatto? Così certo no, perché io non ho parlato con vicino, mi ha detto se gioco o meno, ecco. Io vado là, sono uno come gli altri e spero di poter essere utile a questa squadra. Come se il campionato del mondo non ci fosse stato, praticamente. Beh, il campionato del mondo ormai fa parte del passato, è stata un'esperienza con delle situazioni positive e delle altre negative, però ormai è passato e bisogna guardare al futuro. In pratica c'è la convinzione, prima di tutto, nei giocatori che non è che si può continuare ad andare avanti perdendo, o prima o poi il successo deve arrivare. A mio giudizio diventa grave quando una squadra si attacca al punto senza avere basi. Senti, so che non parli, però insomma ti vogliamo bene, so che devi andare a Roma domani, no? Sì. Sei preoccupato? No, no, non sono preoccupato. L'importante è guarire presto. Senti, quando ti aspettiamo? Ti aspettiamo, sai che c'è molta gente che ti vuole ancora bene, eh? Sì, sì, lo so, me ne sono reso conto in questo periodo qua. Questo ti fa molto piacere. Sì, sì, molto. Senti, vai tranquillo per questo ginocchio, l'importante è che guarisca e poi pronto a tornare al Viali, certo. Semmai meglio di una volta. Certo, certo. Eh? Ok. Auguri della domenica sportiva ancora. Grazie, ciao. A te tanto. Punizione di Baggio respinta sulla linea di porta di Mancini. Questo episodio accomuna i due protagonisti di Juventus e Sampdoria, impegnati a recitare il doppio copione di rifinitori e stoccatori. Alla fine di uno 0-0 denso di gioco e di emozioni, il bilancio della partita parla di una Juventus sempre più continua e sempre più squadra, raccolta attorno alla rampa a tacconi Julio César Marocchi e ancora in attesa del decollo di Schillaci e Casiraghi. L'uomo in più, galvanizzato dalla nazionale e calato nei panni di leader, si chiama da oggi Roberto Baggio, che non si limita ai numeri isolati, ma dispensa creatività a getto continuo. Un altro Roberto, e cioè Mancini, è l'emblema della Sampdoria orfana di Vialli, gremita di centrocampisti e costretta a ricorrere a Dossena centravanti. La formazione blucerchiata si affida in difesa alle garanzie assolute costituite da Pagliuca, Vierkovo e Mannini e non rinuncia mai al gioco di rimessa, ovviando all'assenza di Vialli proprio con le metamorfosi di Mancini. Nel primo tempo l'azzurro gioca deliziosamente a centrocampo, mentre nella ripresa restituito alle mansioni di punta risponde così al palo di Casiraghi. Avvocato, ha vinto la Ferrari, primo posto, secondo Mansell. Si può vincere tutti e due, no? Senta, Baggio un po' le ricorda Platini, una grande partita. Bene, ho già giocato bene. Ma le ricorda un po' Platini? Beh, oddio mio, più tutti e due. È stata una bella domenica. Ma hanno giocato bene, era più bella se vincevamo, eh? Io penso di, se vogliamo parlare chiaro, abbiamo avuto grande Baggio in zona meno pericoloso per gol, però abbiamo avuto grande Mancini in zona di gol, ha tirato 3-4 volte, anche tutti i juventini possono dire grazie a tacconi. Sì, però anche Pagliuca ha fatto una grande parata su Baggio, primo sì, tempo. Sì, giusto, per questo noi abbiamo cambiato marcature sul Baggio. Si cerca sempre l'esame di maturità della Sampdoria, come questa è una riprova quella contro Juventus, che è una squadra in grado di contrastare chiunque. Sì, perché poi oggi mancava anche Gianluca e Cerezo, quindi poi Catanese infortunato, quindi possiamo benissimo non lottare per lo scudetto, però essere tra le prime 3 o 4. Noi è poco spettacolo tra Parma e Sampdoria e se proprio dovessimo indicare un colpevole lo andremo a cercare tra gli eterni ragazzi di Boscov. Il mercoledì di Coppa lascia senza dubbio stanchezza e tossine nelle gambe dei blucerchiati, che soffrono sin dall'inizio il pressing e il raddoppio delle marcature puntualmente operato dai padroni di casa.
La formazione di Nevio Scala gioca un calcio piacevole e avveniristico. Tra gli ospiti, le solite assenze forzate di Vialli, Sereso e Vierkovod, ai quali si aggiunge dopo 27 minuti Ivano Bonetti, che accusa uno stiramento al retto femorale. Il primo tempo scorre via tra gli sbadigli dei 20.000 spettatori. La ripresa offre senz'altro qualche spunto in più. Melli, Osio e lo svedese Brolin tengono costantemente sotto pressione la retroguardia sampdoriana. Il portiere Taffarel passa un pomeriggio tranquillo. Chi invece si deve preoccupare più di una volta è proprio Pagliuca. Mancini, anche lui sottotono e presto affaticato, prova ogni tanto un colpo a sensazione, ma la sua squadra non è nella giornata migliore. La grande occasione invece sulla testa di Melli a 5 minuti dal termine, ma l'attaccante parmense non ha la freddezza necessaria per affondare la Sampdoria. Scala, direi soddisfatto, forse si poteva ottenere ancora qualcosa in più. Ma non mi faccia dire cose che non vorrei dire. La squadra ha giocato molto bene, abbiamo ottenuto un punto contro la più bella squadra vista finora da noi. Il gioco del Parma, faticoso, dispendioso, ma redditizio. Aggiungiamo anche bello. C'è stato un momento in cui ha pensato di poterla vincere questa partita? Ma nel secondo tempo ho visto la squadra padrona del campo e non pensavo di vincerla, però pensavo che sicuramente non avremmo perso. Boscov, il mercoledì di Coppa ha colpito duro sulle gambe dei giocatori o no? Non credo, primo tempo noi Parma abbiamo giocato molto veloce, era una bellissima partita. In stanchezza abbiamo visto anche dei giocatori di Parma come di Sampdoria. Vuol dire noi abbiamo avuto molti interessi per non perdere, perché pareggiare in campionato italiano in trasferta ti dà un risultato positivo. Non è vero che il presidente Mantovani è arrabbiato con lei? No, non so perché deve essere arrabbiato. Io ho parlato con giornalisti alla conferenza di stampa, ve lo dico come penso, ogni giornalista ha sue interpretazioni, può fare come vuole, perché quando io dico una cosa questo si può interpretare anche in altra maniera. A forza di sentirselo dire, la Sampdoria comincia a crederci. Che sia davvero il suo anno, che i segni del destino congiurino a suo favore. Sia chiaro, la vittoria sull'Atalanta è legittima, ma le vicende che l'hanno maturata spiegano le tante nuove speranze scudetto dei tifosi blucerchiati. Quando i bergamaschi infatti non approfittano con Nicolini e Bordin di due invitanti occasioni, è ovvio che chi conosce il proprio talento lo sfrutti. Così Mancini batte una delle sue punizioni Trilling, e a spaventarsi più di tutti è il nerazzurro De Patro, autogol. L'Atalanta comunque in domenica in e i suoi ragazzi Pompon sono Perrone nel primo tempo e l'onnipresente Stromberg nella ripresa. A conquistare l'1-1 è però la strana coppia per la diversità di statura Nicolini e Vahir. Il primo inganna Pellegrini, è l'unico errore del libero, ma che errore! E il secondo raggiunge quota 4 nella classifica marcatori. La gioia nerazzurra dura 90 secondi. Il vento dell'est, Mikhailishenko Katanets, soffia su Mancini, che esibisce la consueta destrezza. Branca ringrazia e brucia sul tempo contratto, 2-1. Nella ripresa Invernizzi sostituisce il lento Sereso, che rientrava dopo un mese, e dal possibile 2-2 mancato da Bonacina, come spesso succede in questi casi, si passa al 3-1, su azione di quasi contropiede. A festeggiare è ancora Branca, cui la curva dedica filastrocche e fischi presi in prestito da un celebre film. Il 4-1 su rigore propiziato e trasformato da Mancini serve poi solo a fare arrabbiare l'Atalanta, tanto coraggiosa quanto sfortunata e ingenua. Recriminazione quindi solo per la squadra o anche per decisioni arbitrali? No, direi che qualcosa da recriminare abbiamo anche, forse oramai eravamo già sul 3-1, quindi il calcio di rigore non mi sembra che fosse stato talmente grosso da giudicarlo calcio di rigore. L'arbitro però ha deciso così e ancora una volta siamo stati penalizzati. Mi sembra che ultimamente contro l'Atalanta vengono segnati un po' troppi calci di rigore. Branca, un gol di destro e uno di sinistro alla Vialli? Sì, beh, penso di sì, perché non ne fa moltissimi di destro, moltissimi di sinistro, anche di testa, perché è uno dei giocatori più forti del mondo. Ecco, lui ti consiglia in questo periodo in cui non c'è? Beh, io non è che lo vedo moltissimo, perché lui sta facendo un po' di lavoro da parte, comunque lui mi segue sempre perché è un amico prima di tutto. Eccoci con voi ad Imboscov, il coro è unanime, se la Sampdoria vince 4-1 una partita del genere può essere l'anno buono, anche se c'è un uomo con le treccine che si chiama Gullit che vi ha rovinato un po' la festa oggi.
Io non lo so, è rovinato o non è rovinato. Per noi è importante vincere. E che succede in altri campi non tengo molti interessi. Penso il risultato è grande, 4-1, però sul terreno non era così differenza. Branca può essere part-time o per il momento il nuovo Vialli? Nel momento Branca segna e è titolare. Poi noi abbiamo tanta voglia, anche fretta, per recuperare Vialli. A Genova a vita comunque, il prossimo anno rimane a Genova? Genova è una città dove Sampdoria e Bosco hanno contratto a vita. Non arrabbiarsi, non ditelo ai milanisti. Il reverendo Pelé vede la Sampdoria conquistare il primato solitario, un primato storico, e Van Basten ricevere premi più per il passato che per il presente. Vincere a Milano era già capitato ai genovesi, ma vincere e scavalcare il Milan in testa alla classifica, mai. Campo infame, impostazione tattica quindi importante. Boskov, senza Vialli, Bonetti e Bjerkovud, può usufruire di Katanets, uomo ovunque, mentre Dossena chiude sulla fascia sinistra e Lombardo è il cursore sulla destra. Re Sereso, Pari e Mikhailchenko stanno in mezzo. Arrigo Sacchi è fra coloro che pagano e Galbiati si serve del telefono senza fili inventato da Ramaccioni per comunicare con lui. Gullit è in panchina con Evani, Agostini e Ancelotti in campo. Qualche bella occasione mancata sul fronte offensivo e poi l'olandese prende il posto di Donadoni che chiede la sostituzione per un malanno a Linguini. Dopo le occasioni del primo tempo il Milan nella ripresa si fa più lungo, riesce a sfruttare poco il gioco sulle ali e la Sampdoria imposta due o tre contropiedi pericolosi che mettono in difficoltà la difesa rossonera. Ma il gol di Sereso, con un palleggio fitto tutto di prima fra Katanets e Lombardo, sottolinea la salute della squadra di Bosco e il malessere dei rossoneri. Le mischie non servono a nulla, creano solo confusione. Né vale accusare l'arbitro di non avere cuore milanista. C'è qualche episodio poco edificante, Mikhailchenko se ne va per un antico acciacco, Boskov per una parola in olandese a Van Basten. Ancora qualche azione insidiosa con il caritatevole Mancini pronto a graziare Pazzagli, poi l'occasionissima del pareggio mancata da Gaudenzi. E mentre Baresi si arrabbia col comune, Van Basten non cerca molte scuse. Sì, adesso parliamo sempre di arbitri, di campo, ma penso che il più colpo siamo noi stessi. Abbiamo creato un paio di occasioni, ma più che occasioni facciamo sempre i nostri giochi fino a un certo punto e dopo combiniamo poco. Chi spende più energie che la squadra che fa il gioco, no? E alla fine noi abbiamo speso tante energie per forzare questo gol e loro hanno trovato questo gol con un colpo di fortuna. È così il calcio, purtroppo. Se Gullit fa marcia indietro, Mancini invece va avanti. Nel primo tempo il Milan ha giocato una buona gara, però non ci ha creato grossi pericoli. Nel secondo tempo mi sembra che le azioni più pericolose le abbiamo fatte noi. Lei ha avuto paura di infierire sul Milan? No, io sono stato una volta è stato bravo Pazzagli, l'altra volta ero molto stanco e non ho avuto la forza di tirare forte. Anche per me Milano ha giocato oggi 90 minuti meglio che in Genova due o tre settimane fa, quando abbiamo giocato per Supercoppa. Oggi hanno giocato 90 minuti, secondo tempo meno pericoloso che primo tempo, hanno controllato il gioco molto bene, però vedo hanno una piccola crisi per creare pale gol. Sampdoria, dopo moltissimi anni in testa alla classifica, Boskov finalmente ha il suo trionfo. Va bene, io penso è molto difficile dire trionfo mio o trionfo di Mantovani, perché io non metto dentro di una lira, Mantovani sì. Il momento magico della Sampdoria si traduce in un'altra vittoria a mani basse su un Pisa che cerca di contenere le folate di una squadra carburata al meglio
veloce e piena di fantasia. Anche l'assenza di un mostro sacro come Sereso o il forfè all'ultimo istante di Pellegrini passano quasi inosservati. C'è Gianluca Vialli che fa il suo esordio in campionato e questo basta e avanza. Ancora in fase di recupero sul piano psicofisico e dell'ambientamento, Vialli non risparmia certamente l'impegno, tranne che nelle interviste. Parlerà a fine novembre, ha fatto sapere. Il gol di Michailichenko dopo 8 minuti sblocca subito l'incontro. Il cross di Mancini e l'ostacolo su Vialli favoriscono il russo, che schierato in posizione più arretrata, lascia più libertà a Mancini e mostra un repertorio sempre più impressionante, sia con lanci lunghissimi e precisi, sia in fase di conclusione. Il salto di qualità della Samp, insomma, porta in gran parte il suo nome. Tutti e soprattutto Mancini cercano Vialli, che a volte non è neppure fortunato, mentre il Pisa è impegnato solo ad arginare il più possibile la Samp dilagante. La ripresa è un tiro al bersaglio dei blucerchiati e un festival dei gol. Dopo 40 secondi Michailichenko lancia Mancini, che nell'occasione fa vedere la sua anima di attaccante con un gol perfetto nella preparazione e nell'esecuzione. 10 minuti dopo ancora Mancio in cattedra con un'azione personale magistrale. Il tocco finale a Vialli per farlo segnare è roba da ribrocuore. Vialli ricambia il favore procurandosi un rigore, ma questa volta l'eccesso di sicurezza tradisce Mancini, che si fa parare il tiro. Branca, appena entrato, mette il suo sigillo. Tra campionato e coppe è l'uomo che finora ha segnato più di tutti in Italia. Poi i 10 minuti finali. La Samp si rilassa e Piovanelli assieme al Pisa ne approfitta. Prima trasforma un rigore per un fallo su Cristallini. Poi mette dentro su un assist smarcante di Larsen. L'onore pisano è salvo, ma su questa Samp oggi non discute nessuno. È un momento di grazia della sua squadra oppure è cambiato davvero qualcosa? C'è un segreto, insomma, sia sincero, eh? Verità, verità, come dice lei? Verità è con Michailichenko, con giocatori maturati come Mancini, abbiamo visto come ha giocato oggi, con un Vialli, con una grinta incredibile, con un Cattanes che corre molto, con un Dossena che sta in splendida forma, non parlo di Lombardo perché quando prende palla tutta la tutta pubblica si alza perché lui porta un fuoco con la palla. Poi noi abbiamo questa nostra difesa quasi sempre completa. È fortissima questa Sampdoria e se noi in casa continueremo a vincere ci avremo tanti vantaggi. Poi quando affronteremo avversari della nostra levatura probabilmente faremo anche i punti. Bisogna essere calmi. Vede come sono calmo io? Certamente. Con Lucescu nessun problema? Tutto bene? Lucescu gode ottima salute. Io mi preoccupo che questa salute permanga. Quindi che problemi dovrebbero esserci? Qualche maligno aveva sussurrato di qualche ipotetica incomprensione. Guardi, tubiamo come due piccioncini. La Samp non perdona, veloce e ben organizzata a centrocampo gioca di rimessa. Chi sbaglia paga ed è il Napoli che versa con gli interessi il tributo nella cassa degli errori. Ben diretta da Maradona, la squadra di Bigon corre in lungo e in largo, costruisce, tira, marca bene, gioca certamente la migliore partita dell'anno, ma chi colpisce inesorabilmente è il tandem Vialli-Mancini. Gli amanti della cabala e del gioco del lotto che sabato avevano visto estratti sulla ruota di Napoli il 9 e il 10, numeri delle maglie dei rientranti Careca e Maradona, ritengono che vi sia un nesso logico quando al 40esimo dai piedi di Diego e da seguire dalla testa di Careca parte il pallone che servirà ad Incorciati per firmare il suo primo gol in campionato. Non è così, il distacco dalla capolista diminuisce da 5 a 3 punti, ma l'effimero vantaggio dura esattamente 27 secondi, il tempo cioè di rimettere la palla a centro e di effettuare il primo cross. Complice uno scivolone di Baroni, Vialli non perdona ed è il colpo del knockdown. Poi a tempo scaduto è ancora un difensore l'imputato e questa volta a ringraziare è Mancini. Se avessimo magari chiuso con il gol il primo tempo sull'1-0 forse avremmo fatto qualcosa in più. Ma il Napoli, che aveva perduto Francini per infortunio, trova opposizioni di ogni genere, mentre la Samp va in gola alla grande. Dalle tribune si impreca alla sfortuna e si contesta Magni, che non è stato proprio da lode. Alla fine però i 70.000 del San Paolo si rassegnano e applaudono Mancini per il gol realizzato in corsa, un Eurogol. Due reti di Vialli per noi valgono come 20 reti, perché con queste due reti, penso io, abbiamo ritrovato Vialli. Con Vialli, vero Vialli, come ha giocato oggi, anche altre partite ha giocato per non segnato, Sampdoria può dire anche siamo immaturati, non voglio rispondere a critiche, anche possiamo lottare con Juventus, con Juve e Milan per scudetto. Bigon, più decisiva la sfortuna oppure gli errori difensivi? Ah, vede, io non parlerei di errori difensivi perché uno scivolone non è un errore, è una fatalità. Un rinvio
che colpisce un avversario ed avviene un rimpallo sfavorevole, non direi che è un errore, è di nuovo una fatalità. C'è stato un momento in cui ho pensato di poter recuperare la partita? Ma mi pare che sul 2-1 la squadra abbia reagito ancora alla grande e nel secondo tempo, dopo un attimo di sbandamento iniziale, abbia creato tre occasioni da gol, una respinta dalla traversa, una dal palo e una ribattuta da Pagliuca alla disperata sulla linea di porta dopo una sua respinta. È difficile spiegare, e credo che solo appunto con la fatalità, col caso, si possa spiegare questo risultato. Ciao Luca, giorno importante, oggi vale la pena parlare un attimo. Hai un pizzetto bellissimo, hai fatto anche dei gol splendidi. Sì, il pizzetto non è mica tanto bello comunque. Senti, è l'anno della Sampdoria, no? Si è capovolto qualcosa, è cambiato qualcosa in questa squadra? No, un po' di fortuna in più rispetto agli anni scorsi e anche un po' di convinzione in più. E siamo in testa e quindi ce la mettiamo tutta per rimanerci e ci mettiamo forse un pizzico di concentrazione in più, di determinazione in più rispetto alla passata stagione, e i risultati per adesso si vedono. Però in trasferta giocate meglio rispetto agli anni passati? Sì, forse giochiamo anche un po' meglio. Beh, d'altronde è chiaro che eravamo giovani, adesso siamo un po' più esperti, un po' più maturi, e quindi siamo sicuramente migliorati. Poi l'arrivo di grossi campioni negli ultimi anni ha favorito la maturazione di noi giovani. Senti, che c'hai dentro? No, sono molto felice. I gol? E i gol portano felicità? Molta felicità, e penso che mi faranno bene per il morale e anche per ritrovare la forma di un tempo. Forse nessun'altra città come Genova riesce a esprimere immagini così fedeli alla propria natura come quelle del derby, una battaglia di colori e di striscioni che sfoga umori schietti e contraddittori, ma che si ricompone nell'ironia. In campo il Genoa di Bagnoli mette assieme una disposizione tattica attenta a bloccare le fonti del gioco solitamente veloce e virtuoso della Samp e un pressing determinato e costante. Gli uomini di Boscov faticano a ragionare e si bloccano soprattutto a centrocampo, dove Bortolazzi e Onorati raccordano con rapidità difesa e attacco e ci provano anche direttamente. Il gol rossoblu traduce la semplicità e la destrezza dell'azione genoana. L'enfant du pays Eranio, messo in movimento da Aguilera, fa uno slalom comodo ma bello e coglie l'angolo più lontano. La Samp resta tramortita e non riesce a trovare l'intesa consueta, soprattutto dal centrocampo in avanti, sacrificato Pari su Aguilera, preoccupato Lombardo da Branco, imbrigliati Mikhailichenko e Katanets, bloccati Mancini e Vialli da Caricola e Torrente. Il Genoa invece muove le sue pedine con grande scioltezza e sfiora un paio di volte il raddoppio. L'agilità di Aguilera e la potenza di Scuravi, soprattutto di testa, tengono allerta la difesa doriana, che non sembra troppo sicura. In apertura di ripresa arriva il pareggio su rigore. L'intervento è di Braglia su Mancini e Vialli, che ai rigori contro il Genoa è abbonato, fa centro. È il momento migliore per la Samp, che in un paio di occasioni sfiora il colpo del KO e appare più determinata e decisa a vincere. Ma verso la mezz'ora la situazione ritorna a quella del primo tempo. Genoa più pericoloso in avanti con gli schemi del contropiede e difesa doriana in difficoltà. Così il colpo del KO lo mette a segno il Genoa con una punizione al fulmicotone di Branco, un pezzo di bravura che da queste parti non si vedeva da tempo. Oggi abbiamo visto un'immagine poco consueta di Bagnoli, no? Di corsa sotto la curva. Che cosa c'aveva dentro? Qua siamo andati sotto la curva perché la curva meritava, oggi meritava il nostro applauso, perché ha sostenuto la squadra. Sicuramente sofferto la partita come abbiamo sofferto noi, anzi probabilmente se perdavamo subivano rispetto anche degli avversari. Invece il Calimero, direi, no? ha battuto il drago, no? e questo ci dà immensa soddisfazione. Domanda probabilmente banale, ma quando uno fa un gol nel derby, che cosa c'ha dentro? Poi per un genovese credo che sia il massimo. Poi il primo gol in Serie A per me non poteva venire di meglio che nel derby, quando ero capitano. E niente, lo posso dedicare, lo dedico a mia moglie e mia figlia, che era tanto che lo voglio dedicare. Mancini, è mancato qualcosa? Genoa meritato? Sì, beh, come si sapeva prima, il derby sfugge ogni pronostico. Loro hanno giocato sicuramente meglio di noi e ha meritato di vincere. C'è stata una zona del campo, un qualche cosa, un momento in cui loro sono stati superiori? Cioè qualcosa che ha deciso la partita? No, loro sono stati superiori nel primo tempo, ci hanno aggredito, non ci hanno riuscito a ragionare.
però nel secondo tempo sono stati i primi 20 minuti dove noi abbiamo fatto pareggio, abbiamo fatto il gol del pareggio e abbiamo avuto l'occasione di andare in vantaggio, l'abbiamo sbagliata, poi loro... Il secondo tempo è stato più aperto, il primo tempo loro hanno meritato. Pari con l'impermeabile del tenente Sheridan, ma l'assassino chi era oggi? Ma l'assassino penso sia stato la Sampdoria, che oggi non ha giocato come sa giocare, e qualcosa non ha funzionato e quindi il Genoa è stato molto molto bravo a sfruttarla. Gemellarsi è bello, sugli spalti e in campo. Così il testacoda del Sant'Elia fra Sampdoria e Cagliari non procura sosta ai box e anzi permette alle due squadre di recuperare un po' di carburante. Lo squalificato Boskov, da uomo galante qual è, in tribuna insegna calcio al gentil sesso e conferma Mancini punta al fianco di Vialli. Gianluca lui fa pochissimo per scaldare il compagno e non abbandona lo stato di convalescenza in cui si trova. È una Samp dunque che preferisce la sicurezza del pareggio ai rischi del tutto o niente. E anche l'arbitro invita il portiere sardo a non spaventarsi troppo. Il Cagliari, pur attento in difesa e tenace a centrocampo, al solito non punge, in casa non ha ancora vinto. Ma alcune sue fiammate, con Herrera e Matteoli protagonisti, impensieriscono Pagliuca. Nella ripresa i blucerchiati dimostrano che con maggior freschezza e convinzione potrebbero creare ben altri pericoli e Katanec colpisce il palo. Poi lo jugoslavo si infortuna, lieve distorsione al ginocchio destro e comunque domenica prossima con la Roma non ci sarebbe stato per squalifica. Entra in Vernizzi, ma intanto la Samp smarrisce equilibri e fiducia. Ne approfittano i rossoblù con tentativi di Fonseca e Cappioli. Bilanciati da quello dell'impreciso Vialli, sostituito nel finale da Branca. Vuglia di Boscov è squalificato e Pezzotti prova a imitarlo anche con la sua caratteristica voce. No, la voce è tutt'altro che quella di Boscov. Senta, è un punto perso o guadagnato questo di Cagliari per la Sampdoria? Ma noi lo riteniamo un punto buono perché in questo momento noi volevamo una reazione da parte della squadra sul piano fisico, sul piano della grinta, e questa risposta c'è stata. La sostituzione di Vialli l'ha decisa più lei o più Boscov? No, l'ho decisa Vialli perché era dall'inizio del secondo tempo che il ragazzo zoppicava per una botta alla caviglia. Boskov squalificato in tribuna, Salvemini in panchina a ruggire per due. Il suo Bari si conferma antidoto contro le grandi e dopo Juventus e Inter fa soffrire anche la Sampdoria. Dei pugliesi la prima insidia, l'arbitro concede la regola del vantaggio al veloce Raducioiu, che però arriva sbilanciato alla conclusione. Buona partita nonostante le assenze di Maiellaro da una parte, di Sereso e Katanec dall'altra. Blucerchiati in vantaggio al settimo, perfetto lancio di Mancini per Lombardo che insacca con prepotenza. Il gol premia un elemento davvero utilissimo ed inesauribile. Il Bari reagisce puntigliosamente e pareggia dopo 20 minuti. Imparabile il tiro di Raducioiu che alla sua prima stagione nel campionato italiano si è immediatamente ambientato conquistando una tifoseria. Vialli e Mancini, osservati speciali di Azeglio Vicini, si mettono in mostra allo scadere del tempo, ma i gemelli doriani non hanno troppa fortuna. Si ricomincia sotto la pioggia e i riflettori. Va detto che nella ripresa solo il Bari cerca la vittoria, col solito Raducioiu, col ringiovanito Di Gennaro che aggiunge ad una regia ispirata una conclusione da applausi. Applausi che toccano anche a Pagliuca, abile nel neutralizzare il gran tiro di Colombo subentrato a Maccoppi. L'ultima occasione è per Dicara. Il Bari prosegue la serie positiva. Vialli, che sul pullman prima della partita aveva esultato con Alberto Tomba, parla della Samp che non ha vinto ma neppure inforcato. Direi che il pareggio 1-1 ci soddisfa pienamente perché ci consente di rimanere al passo con le altre squadre che in questo momento ci sono davanti in classifica. In un clima pieno di brume più padane che genovesi, Sampdoria e Inter si scrollano subito di dosso i condizionamenti dei confronti tra nazionali, dei duelli e delle cabale, e offrono un primo tempo a livelli davvero da primato per qualità e quantità di gioco. Il gol di Vialli, dopo appena 23 secondi, dà una brutta mazzata all'Inter e illustra esemplarmente lo schema guida della Samp. Lanci lunghi a scavalcare il centrocampo per le incursioni di Lombardo a destra, Mancini a sinistra e soprattutto Vialli, che svaria su tutti i fronti con grande recupero di personalità. La reazione interista, affidata a iniziative di Berti e Klisman, non argina affatto la velocità doriana e Zenga deve fare i miracoli soprattutto su Mancini, arrabbiandosi molto con una difesa in difficoltà.
La zona mista di Trapattoni vacilla, Mandorlini, Paganin e Bergomi faticano a sincronizzare le marcature e i tedeschi, soprattutto Matteus, appaiono imbrigliati bene da Lombardo, Pari e Catanez. Sul finale grande tensione, dopo un gol annullato a Vialli per un fallo su Paganin, Mikhailichenko, dopo un atterramento in aria, si fa espellere per una manata a Bergomi e subito dopo l'Inter sfiora il pareggio con Battistini, l'unico a spingere col necessario dinamismo. Il pareggio arriva comunque in inizio di ripresa. A Pagliuca riesce un primo miracolo su Berti, ma non il secondo. La Samp, che in 10 rischia giocando senza libero, è in difficoltà e l'Inter, con la partita in pugno, sfiora più volte il gol del vantaggio. Ma verso la mezz'ora i nerazzurri si risiedono e Vialli risuona la carica, per la verità senza troppa fortuna. I 10 minuti finali premiano comunque l'ostinazione della Samp, che riesce addirittura ad andare in gol in contropiede. Sull'incursione di Lombardo, Paganin regala un rigore che Vialli trasforma con grande sicurezza. Da una imperiosa avanzata di Vierkud arriva la palla d'oro che il gioiello Mancini non sbaglia. Oltre alla grande qualità di gioco che in questo momento state facendo, forse il segreto sta in questo ritmo frenetico che imponete agli avversari? Sì, ultimamente ha avuto un calo fisico, perciò queste cose non si potevano fare. Oggi invece la squadra stava bene fisicamente, infatti anche in 10 siamo riusciti a mettere sotto quest'Inter, che è una grossissima squadra. Trapattoni, dopo il gol del pareggio sembrava che l'Inter avesse in mano la partita, invece? Beh, invece mi sembra che poi alla fine sia affiorata un po' la stanchezza, l'eccessiva voglia di vincere e ci ha portato a concedere un paio di contropiedi o spazi alla Samp, e su uno di questi contropiedi abbiamo commesso il fallo di mano, appunto rigore, che poi a mio avviso ha chiuso la partita. Eravamo ben messi, avevamo in mano appunto tutte le azioni, ho inserito appunto anche Pizzi per allargare la manovra perché la Samp si chiudeva molto bene, non è stato sufficiente, quindi direi che noi abbiamo fatto il massimo, un campionato che appunto stravolge e capovolge determinate logiche, ma proprio per questo dobbiamo tenere duro, perché oggi ho visto, nonostante questa pesante sconfitta, ho visto una grande Inter. La Sampdoria dove ha vinto questa partita? Ha vinto questa partita con carattere, con grinta, con voglia, anche ha vinto con grande rischio, perché secondo tempo abbiamo cambiato formazione in difesa, vuol dire senza libero, e dietro di loro era solo Pagliuca. Però che puoi fare? O si deve giocare per vincere, o se perde, perde. Che possiamo fare? La Sampdoria, attesa alla fuga decisiva del campionato, è stata fermata da un Torino molto tonico e disposto ottimamente in campo. I Granata bloccano la difesa con marcature decise e soprattutto prendono possesso del centrocampo, dove Sordo, Romano e Fusi e spesso il libero Cravero ordiscono con sveltezza il contropiede per Bresciani, uno di quei centravanti che Vierkud non ama, appoggiato dal velocissimo Lentini. La Samp sente molto l'assenza di Mikhailichenko e solo Lombardo riesce a imprimere le accelerazioni necessarie, ma i lanci lunghi e i cross insistiti non trovano Vialli e Mancini nella migliore giornata. Proprio sull'asse Lentini-Bresciani nasce il contropiede all'origine del rigore che porta in vantaggio il Torino. Lo stesso Bresciani trasforma con grande freddezza. La reazione doriana è forte ma non sufficientemente ragionata. La difesa bucerchiata si trova spesso scoperta e Pagliuca deve dare il meglio di sé per evitare il raddoppio. Nella ripresa il cliché si ripete, ma la Samp preme decisamente e per lunghi tratti è un vero e proprio assedio. Alla precipitazione e agli schemi spesso prevedibili si aggiunge anche indubbiamente la sfortuna. Le occasioni più belle capitano a Roberto Mancini e poi a Branca, subentrato a Pellegrini, ma il Torino, asserragliato in aria e con un Tancredi dei tempi d'oro, riesce a evitare il gol un po' in tutte le maniere. E ogni volta che si riporta in avanti fa capire di poter raddoppiare, come succede infatti a pochi minuti dalla fine, ancora con il duo Lentini-Bresciani. Il finale è tumultuoso. Un rigore concesso alla Samp e trasformato da Vialli provoca una mischia nella rete torinista e l'arbitro espelle Benedetti e Mancini, ma quest'ultimo non ci sta e grida la sua innocenza. L'ultimo arrembaggio è addirittura di Pagliuca, ma sul suo colpo di testa la palla carambola sul palo ed esce. Negli spogliatoi si vede poca gente e soprattutto non si vede proprio Mondonico. C'è stato anche molto nervosismo, soprattutto alla fine. Questo in genere è un handicap, no? Io penso che il nervosismo è sempre un handicap, perché quando si è... non gioca con testa fredda, sempre si sbaglia più. E noi abbiamo avuto una grande voglia per vincere, per andare o rimanere con Inter lo stessi punti, però abbiamo controllato poco la nostra tensione. <totipos->
Nel campionato italiano non si possono regalare 6 titolari all'avversario. Senza Pagliucas, Reso, Mannini, Mikhailichenko, Pellegrini e Mancini, la sconfitta della Sampdoria ha dunque più di un attenuante, ci sta. Ciò che stupisce sono le armi scelte da Lecce, non ostruzionismo e gioco duro, ma tocchi di prima, palla a terra, triangoli stretti. Insomma, una sfida impostata sulla tecnica e vinta dalla squadra di Bonnet. I salentini si rendono spesso pericolosi e sfiorano il vantaggio con Carannante, che colpisce la traversa. Vialli, ben controllato da Garzia, uno dei migliori marcatori del torneo, si mette in luce sull'invito di Branca. Ma sono i padroni di casa ad attaccare con maggior convinzione per tutto il primo tempo. La ripresa si apre con una palla gol per parte. La prima, Doriana, è sul piede di Dossena, il cui pallonetto non è abbastanza calibrato. L'altra capita a Benedetti, che trova pari provvidenzialmente appostato. Al 21esimo il gol partita. Mazzigno, sempre utilissimo, difende ottimamente il pallone e sfodera un traversone perfetto per Pasculli, che insacca. L'argentino, quest'anno autore di 2 reti che fruttano 4 punti alla sua squadra, esulta, corre verso la curva e rimedia un'ammonizione. Nel settore riservato ai tifosi ospiti, in verità molto pochi, c'è turbolenza. In campo la reazione dei blu cerchiati è sterile ed anzi, a tempo scaduto in azione di contropiede, lo stesso Pasculli manca il raddoppio. Negli spogliatoi Boniek è raggiante, Boskov molto signorilmente non cerca scuse. Abbiamo quasi 80, 77 minuti giocato solo per amministrare un pareggio. Dopo 1-0 Sampdoria entrava in attacco, però abbiamo avuto solo 12 minuti. I meriti del Lecce ci sono comunque? Assolutamente, vittoria è meritata, noi non possiamo dire niente, anche penso arbitro ha fatto il suo dovere, con complimenti. Juve e Milan vanno? Juve e Milan hanno fatto sicuramente belle gare, Juve ha vinto 5-1, il Milan 2-0, questo vuol dire solo in piena corsa per scudetto. E la Samp? Samp, per noi si gioca domenica e mercoledì tutto. La Sampdoria affronta la Lazio con troppa ansia di vincere e gli uomini di Zoff, molto ben disposti, si impadroniscono subito del centrocampo, dove Domini, Pinna e Sclosa hanno la meglio su uno svagato Mikhailichenko, su Katanec e su Dossena, spesso costretto a fare il terzino, mentre Lombardo è impegnato più a controllare l'avanzante Sergio che nelle sue solite volate. Mancini e Vialli provano a dare incisività agli attacchi doriani, ma la imprecisione e spesso la sfortuna impediscono risultati adeguati. È invece la Lazio che, proprio coi suoi centrocampisti, segnatamente Pin, crea occasioni piuttosto pericolose. La più clamorosa arriva alla mezz'ora, mentre Lanna è a terra per infortunio e Nuciari è bravissimo a sventarla. Sul finire, il primo episodio thrilling. Su cross di Lombardo, Vialli rovescia in rete splendidamente, ma l'arbitro Beskin, a 2 passi dall'azione, annulla il gol, quasi certamente per il gioco pericoloso dell'attaccante su Sclosa. Vialli si rifà comunque in apertura di ripresa, quando è lestissimo ad anticipare tutti su una punizione di Mancini e a portare finalmente la Samp in vantaggio. Rinfrancata nel morale, ma sempre troppo in ansietà per le repliche laziali, la Sampdoria cerca con prudenza il raddoppio, ma ancora una volta non è troppo né fortunata né precisa. L'incidente a Vjerkovud, colpito da una gomitata in mischia e costretto a uscire con un labbro spaccato e una ferita in bocca, toglie sicurezza anche alla difesa. Vialli ci prova ancora con ostinazione, ma a 5 minuti dalla fine arriva il pareggio laziale. Un fallo di Lanna su Riedel al limite dell'area consente a Sosa di esibire uno dei suoi pezzi migliori su punizioni. Il tempo per altri disperati attacchi doriani, con Mancini che va giù in aria in maniera sospetta, e poi gli umori degli spogliatoi. Noi abbiamo, io penso, abbiamo perso nostra battaglia in centrocampo. Loro hanno giocato molto più tranquillo, hanno controllato molto più il gioco che noi. Noi abbiamo giocato quasi tutti i 90 minuti molto teso, abbiamo una grande voglia per vincere. E per questo penso il nostro gioco mancava questa tranquillità, abbiamo manipolato meno con la palla che facciamo normale. Cominciamo dal gol annullato a Vialli. Come l'hai visto tu? Ma io ero un po' distante, però sentire i ragazzi sembrava che Vialli avesse colpito senza far gioco pericoloso. Lì l'arbitro non era molto distante, quindi ha optato per questo cosa, anche se diciamo che lui che aveva fatto un gol stupendo. Però quello che mi rammarico un momentino è stato un episodio alla fine della partita, praticamente a un paio di minuti alla fine, è stato un lancio su Mancini, e Mancini era davanti al libero Soldà e si sono strattonati, non so cosa è successo, e Mancini è volato a terra, c'è stata addirittura un'ammonizione per simulazione e poi punizione contro, quindi Mancini probabilmente salterà una partita, oltre al danno anche la Beppe.
Classifica della Serie A: Inter 24, Juventus e Parma 22, Milan 21, Sampdoria 20, Genoa e Torino 19, Bari e Lazio 17, Fiorentina 16, Roma, Atalanta, Napoli e Lecce 15, Pisa 14, Bologna 12, Cagliari 10 e Cesena 9 punti.